Brovinz, notizie, attualità e eventi nella provincia di Roma. Stati generali del welfare, più solidarietà per una società più giusta. Una riforma del welfare che includa tutti coloro che ora ne sono esclusi e una nuova collocazione urbana dei servizi, cercando di indirizzare le risorse anche nelle aree più periferiche. Al Parco regionale dell'Appia Antica, la provincia di Roma ha radunato tutti i protagonisti del territorio con gli stati generali del welfare. Oltre 100 tra associazioni, forze produttive e sindacati, amministratori ed esperti per discutere un nuovo modello sociale. Per il presidente Nicola Zingaretti, il vero problema non è la quantità della spesa pubblica, ma la qualità. Quello che noi qui stiamo dicendo è investire e modificare la spesa pubblica e indirizzarla verso il welfare, perché così, con una società unita, siamo tutti più forti. Non parliamo solo di fare qualcosa per le vittime della disuguaglianza, ma interveniamo sulle vittime della disuguaglianza, perché in una società senza solidarietà, con tanta povertà, con tanta solitudine, con emarginazione, siamo peggio tutti e quindi bisogna voltare pagina. Lavoro, provincia e Lega Coop insieme per favorire cooperative giovanili. Un imperativo su tutti: creare lavoro, produrre crescita e investire nelle nuove generazioni. Nasce da queste linee guida l'accordo firmato a Porta Futuro, il centro per il lavoro e la formazione, dal presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e dal presidente di Lega Coop Lazio, Stefano Venditti. Un'intesa destinata alle nuove e giovani cooperative, che vuole essere, spiega il presidente Zingaretti, un passo di chi non guarda solo la crisi, ma di chi vuole reagire. Imperativo è creare lavoro, fare produrre crescita economica, avviare nuove attività, investire sulle giovani generazioni. Porta Futuro è nata per questo, e questo protocollo con la Lega delle Cooperative in questo caso vuole offrire alle nuove giovani cooperative di ragazze e di ragazzi un'opportunità per essere più solide. L'obiettivo, gli fa eco Venditti, è migliorare il difficile incontro tra domanda e offerta di lavoro. Del resto le nostre imprese, diciamo, cominciano a guardare, diciamo così, ai settori nuovi, ai bisogni nuovi che vengono avanti dalla società in maniera assolutamente, diciamo, intelligente, attenta, e questo, diciamo, ci ha portato a prendere la decisione di, appunto, arrivare alla firma di questo protocollo d'intesa. Usura. In 6 mesi, 480 chiamate al numero verde della provincia e codici. Sono state circa 480 le chiamate arrivate al numero verde antiusura della provincia di Roma tra febbraio e luglio 2011 per segnalazioni e richieste d'aiuto. Il telefono 893 93 96 è un servizio gestito dall'associazione Codici, un numero a disposizione di chi vuole denunciare atti di usura e strozzinaggio e ricevere un supporto concreto per risolvere questo problema. Molte delle chiamate all'800 93 93 96 infatti si sono poi trasformate in assistenza legale, come spiega l'assessore per la lotta all'usura della provincia di Roma, Serena Visintin. Di questi 480 telefonate, 60 si sono già tradotte con un incontro dei nostri legali con i cittadini, e quindi in quel caso è accertato che c'è, diciamo, la forma di usura. Molte delle nostre telefonate sono relative a persone indebitate a causa del gioco, il videopoker, le macchinette che trovate, che si trovano ormai frequentemente ovunque, in ogni angolo della strada. Credo che sia bene che noi cominciamo una battaglia per svelare questo aspetto e soprattutto per dire al giocatore che ci sono modi per uscire fuori da questa maglia. A Torpignattara, il primo parco giochi che si illumina da solo. Quello inaugurato a Largo Pettazzoni a Torpignattara è un parco giochi dedicato ai bambini veramente speciale. Grazie ad un sistema di pannelli fotovoltaici tutto made in Italy, l'area può contare su un'illuminazione autonoma e pulita. Un vantaggio per l'ambiente, per l'economia e soprattutto per la sicurezza dei più piccoli, spiega il presidente Nicola Zingaretti. E qui sperimentiamo una innovazione assoluta,
perché spesso uno dei problemi dei parchi giochi è quanto si logorano, soprattutto la notte, oggetto di vandalismo. È un'idea moderna di servizi che punta a una manutenzione più efficiente e anche allo sviluppo sostenibile. Anche questo parco giochi, alimentato con pannelli solari per l'illuminazione, è stato finanziato con il bando da 2 milioni di euro della provincia di Roma, grazie al quale saranno realizzate oltre 50 nuove aree ludiche su tutto il territorio entro la fine del 2012.